Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento con Un caffè al roccolo, un format di 8 appuntamenti, di 8 interviste per approfondire il territorio in una location suggestiva, il Castello del Roccolo, appunto. Oggi siamo con Federico Pellegrino, responsabile del progetto Astronomical Heritage UNESCO per la Valle Grana. E innanzitutto buongiorno a te, Federico. E gli chiediamo così di raccontarci un po' di questo progetto. Andiamo subito nel vivo, raccontaci di che cosa si tratta per chi sta ascoltando e non lo sapesse. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per questo invito. L'Astronomical Heritage UNESCO è una, possiamo definirla, divisione che in qualche modo cerca di censire i cieli bui e di tutelarli sotto una serie di aspetti grazie a delle commissioni che prendono in visione i casi di studio che vengono prodotti, vengono poi scelti e pubblicati e a quel punto possono iniziare a intraprendere un percorso molto lungo verso la certificazione vera e propria dell'UNESCO. In questo caso appunto il cielo della Valle Grana, che è uno dei cieli più bui che possiamo trovare sulle Alpi e non solo, possiamo definirlo quasi uno dei più bui d'Europa, è un cielo estremamente limpido, pulito dall'inquinamento e ancora protetto dall'inquinamento luminoso. Questo in qualche modo ci ha spinto a creare un caso di studio da zero parlando delle stelle del cielo della Valle Grana e di quello che c'è sotto come territorio. Infatti abbiamo messo insieme con alcuni altri componenti che poi sono diventati gli autori del testo stesso, del caso di studio stesso, proprio questo studio che abbiamo presentato in febbraio all'UNESCO. Questa commissione, che si chiama appunto Astronomical Heritage, dove vengono poi pubblicati anche i casi di studio scelti, ha lavorato a stretto contatto con noi dal Lussemburgo, dall'Inghilterra, per visionare, sistemare, cercare tutte le informazioni necessarie, anche di carattere scientifico, oltre che antropologico, e di carattere comunque ambientale, faunistico e quant'altro. Anche la geologia è stata compresa in questo caso di studio. Alla fine poi, dopo una revisione in preprint, questo caso è stato valutato e il 28 giugno è stato pubblicato. Al lavoro hanno partecipato studiosi dell'INAF come Alberto Cora, hanno partecipato l'Associazione Astrofili Bisalta, l'Ecomuseo Terra del Castelmagno, abbiamo tutta una serie di autori che hanno scritto le varie parti, Richard Lawrence Smart, che ha curato la traduzione, Gabriele Orlandi per l'antropologia, Arduino Rosso per quanto riguarda la parte storica, poi abbiamo avuto Stefano Macchetta per la parte di botanica e di fauna e abbiamo avuto Stefano Melchio per quanto riguarda tutta la parte di geologia. Io mi sono occupato insieme ad Alberto Cora della parte di astronomia, che è un po' il mio campo, ecco. Dicevamo precedentemente, prima dell'intervista, abbiamo chiacchierato un attimino e per dare anche un'idea a chi ci ascolta, è un cielo che è paragonabile a quello del deserto. Allora, diciamo di sì, per una questione di conformazione geologica della valle, molto stretta, molto ripida, diciamo che il cielo di Castelmagno, del Colle Fauniera, si sono preservati un po' per quello e un pochettino per quanto riguarda il fatto che la valle non ha subito un intervento massivo a livello turistico per quanto riguarda impianti sciistici o quant'altro, quindi si è preservata in una sua naturale bellezza, che in qualche modo ha fatto sì che il cielo rimanesse intatto proprio dal punto di vista delle caratteristiche dell'osservazione, e questo fa sì che dei valori che si possono calcolare con determinati strumenti siano simili a cieli come quello del deserto piuttosto che come quelli di luoghi remoti del Sud America. Certo, abbiamo tutto attorno un problema di inquinamento luminoso, però il cielo della Valle Grana, soprattutto dell'Alta Valle Grana, di Castelmagno e del Fauniera, resistono a questo. Per chi forse non è appassionato, l'inquinamento luminoso è un concetto di cui forse si parla poco. Vuoi spiegare di che cosa si tratta? L'inquinamento luminoso, allora, diciamo che dobbiamo fare forse un passo indietro, perché si sente parlare molto di inquinamento, di CO2, si è sentito parlare di Glasgow, della conferenza che non è andata benissimo sull'ambiente, anzi, quindi dobbiamo partire proprio dall'inquinamento in generale, che è qualcosa di antropico, cioè qualcosa che l'uomo crea. In questo momento abbiamo una serie di problematiche serie
che sono legate proprio alle emissioni di CO2, al fatto che dobbiamo abbattere gli sprechi. Beh, l'inquinamento luminoso è quello che viene preso meno in considerazione, perché siamo abituati a pensare che una luce in qualche modo è un interruttore che accendiamo e spegniamo, ma dietro a quella luce c'è comunque la produzione dell'energia stessa, che oltre a inquinare il cielo, perché la luce indirizzata male, cancella le notti, cancella le stelle, è un danno per la fauna, per la flora e per l'uomo stesso. In qualche modo tutta l'energia che viene prodotta per accendere inutilmente queste luci va anche a produrre CO2, perché noi sappiamo benissimo che, per quanto cerchiamo di vedere questo momento come una transizione green, ecologica, ancora il 70-80%, se non di più, dell'energia che produciamo avviene da gas naturale, combustibili fossili, carbone e quant'altro. Solo l'11,7, il 12% è prodotto da energie realmente rinnovabili. Quindi diventa un problema di più ampio spettro. Immaginiamo che inquiniamo il cielo con la luce. Tutta quella luce che mandiamo verso l'alto è sprecata. In più, tutta quella luce che è sprecata è anche energia elettrica che produce CO2 che viene immessa nell'atmosfera e va a danneggiare ancora di più. C'è un dato incredibile che si può trovare facilmente su internet, sono dei grafici, dei diagrammi, dove il 5% delle fabbriche mondiali, che tra l'altro si occupano di produzione di energia elettrica, sono la causa di più del 70% della produzione di CO2 di tutto il pianeta. Questo ci fa capire che dobbiamo abbassare davvero in qualche modo il consumo energetico, lo spreco energetico. Faccio un esempio, è sempre un esempio un po' ostico. In Europa la media di consumi per illuminazione pubblica e privata sono intorno ai 900 milioni di euro. L'Italia spende 1 miliardo e 800 milioni di euro all'anno. Insieme alla Corea del Sud siamo lo stato che inquina di più al mondo a livello luminoso e non solo. La pianura padana è una macchia di luce, giorno e notte. C'è stato Parmitano che ne ha parlato dopo aver scattato una foto dall'ISS e ha proprio detto questo, che è un peccato vedere il nostro paese così. E noi siamo una piccola isola, un ultimo baluardo, insieme a posti come San Bartolomé nella zona di Aosta, o come la Piana di Asiago, dove stanno cercando di portare avanti un discorso tipo il nostro, quello di astroturismo e di tutela del cielo stellato. L'inquinamento luminoso va fermato semplicemente illuminando meglio e illuminando meno. Si sta facendo molto, i LED, che sembravano la soluzione, per alcuni versi stanno diventando un problema, quindi dobbiamo un attimo capire... Come mai stanno diventando un problema? Perché vengono sostituiti in modo maldestro, non ci sono formazione adeguata sulle luci LED, sulla riqualificazione energetica. In Piemonte abbiamo una bellissima legge, che è la legge regionale del 2018, 9 febbraio, la numero 3, che è proprio lotta e prevenzione all'inquinamento luminoso. Questa legge fa sì che ci siano tutti una serie di parametri da seguire, stabiliti, per far sì che si possa avere una reale transizione verso un mondo più eco. Ma non viene applicata, si continuano a puntare a fare a casaccio, a usare LED di colore troppo blu, di calore, diciamo il colore della temperatura del LED troppo blu, quando in realtà dovremmo stare entro i 3500 Kelvin, che sono le gradazioni che si usano per la luce. Tutte queste regole piccole, se non vengono rispettate, in qualche modo danneggiano e il LED diventa un problema. Abbiamo delle foto che si possono trovare tranquillamente di città metropolitane come Torino o Milano, che per assurdo sono, dal punto di vista della quantità di luce, sono peggiorate con la conversione a LED rispetto alle vecchie lampade a vapore di sodio, quelle rosse. Quelle rosse facevano la palla, si vede ancora. Se uno sale in quinta razza piuttosto che va in una qualsiasi punto panoramico che abbiamo qua da noi, può vedere la macchia di luce rossa sopra le nostre città. Quella è luce sprecata, che non va da nessuna parte, non serve a niente. Prima hai citato la conferenza di Glasgow, mi sembra di aver capito che non sei rimasto così soddisfatto dall'esito. No, non sono rimasto soddisfatto perché continuiamo a essere trattati come dei numeri, piccoli numeri, e i potenti si riuniscono attorno a dei tavoli guardando gli interessi di quello che hanno loro in tasca come
interesse economico, perché sappiamo benissimo che non sono solo dei politici, ma sono anche degli imprenditori. E quando si siedono a quel tavolo come statisti, fanno tante belle promesse, tante belle scene, ma poi ci ritroviamo persone come il presidente cinese, piuttosto che qualcun altro, che non si presentano neanche, che non aderiscono al protocollo di Kyoto per le emissioni. Abbiamo un problema serio, la politica non sta agendo per cambiare le cose, e nel 2050 i nostri figli non avranno un futuro possibile rispetto a quello che noi possiamo ancora cambiare. Glasgow doveva essere questo, e invece è stata fondamentalmente un, se posso permettermi, un piccolo circo mediatico. La politica non sta agendo, ma c'è chi come voi qualcosa sta provando a fare. Mi accennavi prima che voi avete un progetto, una sorta di santuario dei cieli bui proprio per la Vallegrana. Sì. Allora, dopo la pubblicazione del caso di studio UNESCO, che diciamo ha diviso un pochettino, perché c'è chi è contento, c'è chi invece pensa che non sia la strada giusta, noi continuiamo dritti per la nostra strada. Il progetto è, diciamo, il Vallegrana Dark Sky Sanctuary, cioè un santuario del cielo che possa diventare una riserva IDA. International Dark Sky Association è quell'associazione internazionale che ha sede in America, che si occupa di certificare i cieli bui a livello mondiale, di farli diventare dei santuari del cielo, con una serie di regole, una serie di applicazioni sull'illuminazione, di conversione. E non è solo una limitazione, ma diventa a quel punto un valore aggiunto per il territorio, perché poi si impegna l'IDA stessa come struttura, come organizzazione, a implementare il turismo dal punto di vista dell'astronomia, un turismo sano, un turismo lento. Ed è quello che noi vorremmo fare, in parallelo alla certificazione IDA, con cui abbiamo già costituito un gruppo di lavoro, abbiamo già preso contatto, stiamo iniziando questo percorso. Vorremmo portare avanti un discorso di tutela e di astroturismo. Ho incominciato con la didattica nelle scuole, perché secondo me è da lì che si deve partire, raccontare ai ragazzi, ai bambini, come si possono cambiare le cose e tutte quelle che sono le meraviglie del cielo. Stiamo agendo insieme ad alcune realtà del territorio che hanno già deciso di convertire le loro luci e di sistemarle. Io faccio due esempi, penso che posso. Beh, il primo è sicuramente il Rifugio Fauniera. Marco Vittori ha deciso di assolutamente non usare illuminazione all'esterno, perché crede che il cielo sia un valore aggiunto, sia qualcosa che si possa dare, diciamo, come servizio alle persone che vengono a fare turismo nella nostra valle. Oppure il Rifugio Maraman, che ha deciso a un certo punto di accettare la conversione delle luci e iniziare questo percorso di cambiamento per non inquinare più il cielo e vedere anche loro come valore aggiunto le stelle. Voi organizzate delle serate osservative, chiamiamole così. Qual è il riscontro da parte della popolazione su questi temi? Ma io devo dire che di tutte le serate che abbiamo fatto, e ne abbiamo fatte tante, quest'anno poi diciamo che è iniziata online quando ancora c'era appunto l'emergenza sanitaria, poi man mano che si è sbloccata la situazione siamo riusciti a numeri contingentati a fare le serate, abbiamo implementato queste serate e ne abbiamo fatte tante e c'è sempre stata un'ottima risposta. Le persone hanno interesse, ma non tanto solo nel sentir parlare un esperto che ti racconta come è fatta una stella o qual è quella costellazione, e la passione che c'è dietro nel dare un senso al patrimonio più antico che abbiamo, che è il cielo. Le persone vengono, si interessano, anche solo per passare una serata sotto le stelle, che può essere un'esperienza piacevole, romantica, piena di energia positiva. È un modo di ricominciare a condividere gli spazi esterni e la natura. E passando dalla Vallegrana alle stelle, quali sono le domande più frequenti che ti fa la gente quando viene e partecipa? Beh, sicuramente mi fanno sempre una domanda, che è quella legata alle stelle e ai pianeti: come si fanno a riconoscere? E io racconto sempre questo semplice esempio. Le stelle si vedono scintillare in continuazione. Un pianeta si può riconoscere nella sua luminosità perché ha una luce fissa. E questo è dovuto al fatto che le stelle brillano di luce propria, mentre i pianeti brillano di luce riflessa dal sole. Oppure sono i bambini sono quelli che riescono in maniera simpatica a metterti più in difficoltà. Mi è capitato un bambino che avrà avuto 7-8 anni, che quest'estate mi ha chiesto: ma se cadiamo in un buco nero, dove usciamo? E non è facile spiegare una cosa del genere, perché non lo sappiamo, e soprattutto perché ti stupisce che ci sia così tanto interesse. Sono queste, diciamo, le domande principali. Oppure dove un giorno andremo nell'universo, riusciremo ad andare a vivere su Marte?
sono tutte esperienze che spingono a conoscere il cosmo e servono anche a comprendere che la ricerca e queste attività, che sono divulgazione amatoriale, poi sono fondamentali per far comprendere alle persone che senza l'astronomia, senza l'aerospaziale, non avremo tutte le tecnologie che ci permettono di vivere una vita più lunga e migliore oggi. A proposito di tecnologie, la Valgrana è una di quelle aree che sta avendo qualche difficoltà. Mi riferisco alla rete internet, mi riferisco al collegamento via cavo, quindi alla possibilità di vedere il servizio pubblico. E questo crea chiaramente delle difficoltà. Tu che vivi la valle, quale sentimento hai rispetto a questo argomento? Allora, io parlerò molto apertamente, perché ho visto tagliare le strade per posare la fibra, che in questo momento non arriva in alcune zone se non in tutte. È un processo lungo quello di rendere una valle come una città, che io non condivido. I servizi ci devono essere, sono fondamentali, perché se si vuole pretendere di ripopolare una valle o comunque di far vivere la montagna ai giovani, prima di offrirgli delle occasioni per trasferirsi e poi finito il gruzzoletto in qualche modo si trovano in difficoltà, bisogna dare dei servizi reali. Ti stai riferendo a queste leggi che, come dire, incentivano ad andare a vivere in montagna, ma che poi non danno un qualcosa di concreto, sì, nel tempo? Farò un esempio semplice. Conosco un sacco di giovani. Io ad esempio mi sono trasferito un anno fa in valle e ho iniziato questo progetto da zero mollando tutto quello che facevo prima. Tante persone che vivono in valle, che hanno attività, giovani e meno giovani, anche in alta valle, che avrebbero davvero bisogno di supporto, ma supporto reale, non ne hanno. E io mi chiedo perché dobbiamo in qualche modo convogliare le risorse su qualcosa di nuovo e creare poi altre persone che, come noi che vivono la valle, poi si trovano in difficoltà tra 5-10 anni. Cioè, potenziamo i servizi presenti, diamo alla valle il modo di diventare forte. Poi sicuramente per un ciclo quasi naturale le persone torneranno a viverci e a capire come si vive la montagna, ma non si può pretendere di pagare qualcuno per trasferirsi, ecco, questo è il mio pensiero più profondo. Quindi secondo te comunque un ripopolamento della montagna è possibile? Sì. Sì, ma partendo dal presupposto che bisogna perdere la mentalità della città, perché non si può arrivare in montagna e pensare di voler vivere come si vive in Corso Dante a Cuneo. Non funziona così, per tutta una serie di regole, di ritmi, e soprattutto perché chi ci vive, forse è brutto da dire, ma ha la prelazione sul territorio, perché lo vive da generazioni e lo tutela in qualche modo. Un altro aspetto di cui si parla molto è il turismo. Anche qui sicuramente il turismo non può essere quello dei grandi stabilimenti balneari o delle grandi città. Però un turismo slow è in alcune zone possibile. Su questo come vedi posizionata la Vallegrana? Beh, la Vallegrana è sulla strada giusta, perché sul turismo lento no stabilimenti balneari, no piste da sci con risalita, fari notturni che sembrano cicatrici nella notte, ma gente che viene a camminare nei sentieri fatti da associazioni e volontari che ci mettono l'anima per costruire questi percorsi e renderli fruibili, guide come me, come tante altre, che lavorano in valle e che si impegnano, realtà che cercano di dare il loro contributo e di far vivere la valle per quella che è, senza snaturare proprio la sua anima. La Vallegrana è sulla strada giusta, la Vallegrana sta semplicemente prendendo il suo tempo per costruire un percorso di turismo lento, non vuole un turismo di massa. E il turismo astronomico, quello che vorrei portare in valle con i prossimi progetti, è proprio quello. Un turismo dove arrivano persone che sono già educate di loro, perché sono persone abituate a vivere la notte. E in qualche modo, quindi, hanno già un'attenzione al luogo in cui vengono a fare visita. Tu, tra le altre cose, sei anche una guida escursionistica. Se dovessi consigliare a qualcuno che ci sta guardando un posto in particolare da vedere in Vallegrana? Vi direi partite da Caraglio e venite su fino al Colle Fauniera d'estate. Sicuramente tutta la zona del santuario è bellissima, abbiamo molti sentieri anche in bassa e media valle che sono percorribili. Ebbene, direi che la chiusura è stata quella ideale, perché hai parlato di amore del territorio e in tutta
questa chiacchierata, abbiamo visto che l'amore per il territorio è sicuramente quello che caratterizza la tua azione e le cose che fai. Io mi permetto di offrirti un caffè, se lo gradisci. Volentieri, non dico mai di no. Eccoci con il caffè. Grazie. Se vuoi lo zucchero, è qui. Anche se ci hanno consigliato di berlo. Ma io sono un bevitore di caffè amaro, quindi grazie. Alla prossima.